ragazzi, io sono Francesco Saviano di 3D Skill Lab. In questo video vedremo gli strumenti di selezione di Blender. Nella toolbar di sinistra possiamo selezionare questo pulsante e se teniamo premuto possiamo scegliere le varie modalità di selezione, tra cui Box Select, Circle Select, Lasso Select. Per selezionare gli oggetti nella 3D Viewport basterà cliccare con il tasto sinistro del mouse su di essi. Per fare una selezione multipla di oggetti bisogna tenere premuto Shift e poi cliccare con il tasto sinistro del mouse. Per deselezionare bisogna cliccare in uno spazio vuoto, ad esempio qui. Possiamo selezionare tutti gli oggetti presenti nella scena con il tasto A e con il tasto Alt A deselezionarli. Possiamo anche premere due volte A per deselezionarli. Possiamo selezionare alcuni oggetti nella 3D Viewport e invertire la selezione con Ctrl-I. Se attiviamo qui nella toolbar lo strumento Select Box, sarà possibile trascinare con il mouse nella 3D Viewport per creare un box di selezione e tutto quello che è all'interno di questo box verrà selezionato. Possiamo creare una selezione multipla con il box di selezione premendo Shift. Possiamo invece deselezionare con il box di selezione premendo Ctrl. Per il box di selezione possiamo anche utilizzare lo shortcut B, che funzionerà in modo un po' diverso perché vedete che ogni volta aggiunge alla selezione i nostri oggetti. Per deselezionare bisogna premere B, quindi tenere premuto il tasto centrale del mouse e trascinare. Abbiamo poi il Select Circle e questo è richiamabile con lo shortcut C e funziona un po' diversamente dal Box Select. Mentre il Box Select selezionava tutto quello che era all'interno del suo box, Circle Select vedete che non seleziona l'oggetto a meno che non ci avviciniamo al suo origine. Per deselezionare con il Circle Select, come per il box, basterà premere il tasto centrale del mouse. E possiamo scegliere la grandezza del cerchio di selezione semplicemente scrollando con la rotellina del mouse. E infine abbiamo il lasso Select, richiamabile con lo shortcut L. Questo creerà un lazzo di selezione, vedete, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e trascinando. È possibile con il lazzo fare selezioni multiple premendo Shift e deselezionare premendo Ctrl. Gli strumenti di selezione, i metodi che abbiamo visto qui in Object Mode, valgono anche in Edit Mode per selezionare vertici, spigoli e facce. Alcuni suggerimenti per la selezione in Edit Mode. È possibile selezionare un intero loop premendo Alt tasto sinistro del mouse. E Alt tasto sinistro del mouse più Shift per la selezione multipla. Osservate che il loop viene selezionato, diciamo, in orizzontale se mi sposto verso lo spigolo laterale e mentre verrà selezionato, diciamo, in verticale se mi sposto sullo spigolo superiore. Potrei avere la necessità di selezionare le facce, diciamo, da qui a qui, quindi quello che mi viene in mente di fare è selezionarne una alla volta premendo Shift. Ma c'è un metodo molto più rapido, è quello di selezionare la prima faccia qui e quindi con Ctrl tasto sinistro del mouse selezionare l'altra.
È possibile selezionare una faccia della nostra mesh ed espandere la selezione da quel punto premendo Ctrl più. In alcuni casi abbiamo la necessità di selezionare le facce in modo alternato. Per fare questo in maniera più rapida, possiamo selezionare la prima faccia, l'altra e poi premere Ctrl Shift più. Per i nostalgici della versione 2.79 di Blender e precedenti, è possibile cambiare la modalità di selezione oggetti con il tasto destro del mouse. Andando in Edit, Preferences, Keymap, Select with mouse button e qui possiamo scegliere left o right. Questo è tutto per quanto riguarda gli strumenti di selezione di Blender. Potete seguire 3D Skill Up sui marketplace Blender Market e ArtStation. I link sono nella descrizione oppure visitando il sito web. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Grazie ragazzi, alla prossima!